Ciao a tutti amici di Focus Track e benvenuti alla nostra recensione del Netgear AX8 o RAX80, uno dei primi router che presenta la connettività e la compatibilità con il Wi-Fi 6, ovvero il nuovo standard di connettività wireless che sta iniziando a prendere piede sul mercato proprio con gli ultimi dispositivi, anche smartphone, attualmente presentati nel corso del 2020. Esteticamente noi abbiamo un dispositivo molto ma molto grande che però presenta tantissima tecnologia, tantissimi standard che ci permettono davvero di godere di prestazioni elevatissime rispetto a quello che può essere un modem di casa. Scopriamolo quindi da vicino, vediamolo nel dettaglio, vediamo le prese che ha dietro l'applicazione ufficiale, nonché tutte le specifiche dopo la nostra sigla. Il Netgear Nighthawk AX8, o meglio il modello RAX80, è un router Wi-Fi senza modem interrato. Questo è importante ed è molto importante ricordarlo proprio perché non andrà a sostituire il modem di casa, ma andrà a collegarsi con lo stesso tramite la presa Ethernet inclusa in confezione e la porta posizionata nella parte posteriore. Le dimensioni sono effettivamente notevoli, in quanto comunque è un dispositivo che nel momento in cui l'utente andrà ad aprire le due ali è in grado di occupare 305x202x161 mm con un peso di circa 1,281 kg. Nel caso in cui invece venga tenuto richiuso, raggiunge 273x202x72 mm. Le ali, chiamate in questo modo, sono molto importanti perché racchiudono al loro interno quattro antenne che permettono di andare ad ampliare notevolmente la rete Wi-Fi all'interno della propria abitazione. Caratteristica fondamentale di questo router è, prima di tutto, il supporto Wi-Fi 6 a 8 stream, ovvero 8 canali che, grazie al supporto del nuovo standard Wi-Fi 802.11ax, permette di avere 4 canali nella fascia da 2,4 GHz e 4 canali in quella 5 GHz, differenziandosi invece dallo standard precedente, che è l'ultimo, il Wi-Fi AC, che è invece 2x2, quindi 2 nella fascia da 2,4 GHz e 2 nella fascia da 5 GHz. In questo modo noi abbiamo più possibilità di condividere i dati con i device e allo stesso tempo abbiamo più banda a disposizione che questi ultimi potranno utilizzare, generando nel complesso una minore congestione della rete domestica. Tutto porta quindi a una capacità dati 4 volte superiore ai precedenti modelli o al precedente standard, con l'inclusione di tecnologie molto avanzate come l'OFDMA, il supporto al canale a 160 MHz, il 1024 QAM per una migliore efficienza della rete. Parlando invece momentaneamente del dispositivo, noi vediamo posteriormente tutta la connettività del caso, quindi tasto accensione e spegnimento, tasto reset, due porte USB 3.0, 5 prese Ethernet, nonché la presa Ethernet per il collegamento al modem. Tutte le prese Ethernet va ricordato essere prese Gigabit, quindi fino ad una velocità di 1 Gigabit. All'interno è stato posizionato il processore quad core a 64 bit e 1,8 GHz. È progettato proprio per trasferire gigabyte di dati come se niente fosse. Questo, grazie anche al supporto a 180 MHz, si possono andare a raddoppiare le velocità rispetto ai classici dispositivi che sfruttano i canali a 80 MHz, raggiungendo nel contempo proprio la velocità gigabit nel trasferimento dei dati e nella connessione vera e propria. Questi è inoltre il primo router domestico con supporto internet multigig, ovvero la possibilità di andare ad aggregare due porte gigabit Ethernet, una aggregazione interessante da sfruttare proprio per andare a velocizzare il trasferimento dati in LAN o migliorare nel complesso la velocità di rete del dispositivo che andrà effettivamente a collegarvisi. La velocità massima raggiungibile sostanzialmente è circa 6 gigabit per secondo, in quanto si vanno a sommare gli 1,2 gigabit
della frequenze a 2,4 GHz e i 4,8 gigabit delle frequenze a 5 GHz. Il processore viene anche utilizzato proprio per andare a migliorare le prestazioni. Infatti, grazie anche alla tecnologia MIMO 4x4, si ha una maggiore velocità grazie allo streaming simultaneo del segnale su più dispositivi, e quindi noi avremo, grazie a questo Nighthawk AX8 o RAX80, la possibilità di riprodurre in streaming fino su quattro dispositivi in contemporanea. Come se non bastasse, abbiamo il 1024 QAM per un'efficienza dei dati aumentata del 25% rispetto agli altri modelli, nonché naturalmente la tecnologia UFDMA per una pianificazione dei dati efficiente che permetterà di andare a scegliere il canale migliore per la trasmissione nell'esatto momento, andando di conseguenza a migliorare la capacità della rete, garantire l'accesso di più dispositivi in contemporanea, sfruttare nel miglior modo possibile le frequenze e avere una latenza ridotta, quindi un, diciamo, ritardo ridotto. In ultimo abbiamo il Dynamic QoS, ovvero assegna la banda in automatico in base al dispositivo che si va a collegare e allo streaming che viene effettivamente richiesto, per poi finire con la presenza di canali DFS aggiuntivi proprio per avere una esperienza complessiva senza interferenze. Non possiamo dimenticare la compatibilità con Google Home e Amazon Alexa per un controllo vocale che rende questo router ancora più smart di quello che è già sfruttando proprio tutto quanto abbiamo appena detto. La compatibilità con il Wi-Fi 6 è al momento limitata perché comunque i dispositivi con tale standard sono in effetti molto pochi al giorno d'oggi. Va comunque ricordato che è pienamente compatibile con gli standard precedenti, quindi se in casa avete dispositivi che al massimo arrivano all'802.11 AC e avete in previsione in un futuro l'acquisto di un dispositivo con il Wi-Fi 6, sappiate che comunque potrete utilizzare tutto sfruttando la tecnologia che abbiamo descritto e in un secondo momento anche il Wi-Fi 6. Ora vediamo rapidamente l'applicazione, osservando da vicino cosa possiamo modificare. L'applicazione Nighthawk può essere scaricata direttamente dal Play Store e in maniera completamente gratuita. È questa qui e questa è sostanzialmente l'interfaccia principale. Quindi noi qua vediamo lo stato della connessione, questo è il nostro router, con tutti i dispositivi collegati in questo momento. E naturalmente la potenza del segnale. Io posso anche interrompergli la connessione e qui naturalmente vediamo la frequenza a cui il dispositivo è collegato. Qui in alto posso filtrarli nel caso in cui ne avessi di più, mentre qui naturalmente li vedo tutti e sono suddivisi. Qui ho la possibilità di accedere al speed test con la velocità effettiva della rete a cui il dispositivo risulta essere collegato con la cronologia di tutti gli speed test effettuati in precedenza. Proseguendo verso il basso, vedo Wi-Fi Analytics con la potenza barra livello del segnale in questo momento. Nel mio caso si assesta intorno ai meno 54, meno 55 con un livello del segnale del 100%. Scorrendo verso destra, ho la possibilità di spostarmi con questo dispositivo nelle varie aree della casa per vedere effettivamente il test del livello della potenza del segnale nelle varie aree per capire dove casomai devo andare a potenziarlo per cercare di evitare sbalzi o comunque aree in cui non siamo completamente coperti. In più posso aggiungere effettivamente altre stanze. Scorrendo verso destra ho naturalmente tutte le connessioni di rete nelle vicinanze e le connessioni Wi-Fi che questo dispositivo vede in questo momento con le varie potenze, nonché tipo di chiave e così via. Mentre scorrendo verso destra vedo i canali e le varie interferenze con il canale utilizzato attualmente dal router. Oppure naturalmente il grafico, vedendo quali sono i canali che sono stati utilizzati dal router nel corso del tempo, modificandoli eventualmente
piacimento. Quindi vedete che in Wi-Fi Analytics ho grandissime possibilità di personalizzazione. In impostazioni Wi-Fi io posso solamente attivare o disattivare la Smart Connect, attivare una rete Wi-Fi per gli ospiti, se noi gli vogliamo dare proprio la nostra chiave di rete, io posso andare a creare una rete apposita per gli ospiti, mentre infine qui ho la statistica del traffico con dati scambiati nel corso della giornata odierna e dati scambiati nei vari giorni precedenti, in modo che io posso avere un'idea di quanto effettivamente ho utilizzato internet, della qualità e della tipologia di informazioni scambiate nel corso dell'utilizzo, sia totale sia media, ovvero una media ponderata rispettivamente i giorni in cui abbiamo effettivamente trasferito o utilizzato internet, tutti i dati sono raccolti in megabyte al giorno. Queste sono sostanzialmente, vedete, le impostazioni base che io posso andare a modificare tramite l'applicazione NightHawk. In conclusione, il Netgear NightHawk ci è piaciuto veramente tanto, anche se comunque presenta piccoli aspetti negativi. Partiamo proprio da questi. Innanzitutto le dimensioni, vedete che è molto ma molto grande, è ingombrante, quindi dovete tenere presente che se acquisterete questo dispositivo ci vorrà il suo spazio proprio per il posizionamento a fianco di una presa muro, nonché a fianco del modem, perché questi non integra un modem, quindi non può andare a sostituire il modem di casa, ma può essere utilizzato solo e esclusivamente come router. Ciò sta a significare che dovrà essere collegato tramite la presa Ethernet posizionata nella parte posteriore al modem di casa. Questo è un aspetto molto importante da tenere in considerazione nel momento in cui decidete di acquistarlo. Superato questo, però, la qualità generale della rete che va a creare è davvero molto ma molto interessante, perché tutta la tecnologia pensata e inserita in questo dispositivo ci permette prima di tutto di ampliare il segnale Wi-Fi raggiungendo qualità e una portata incredibile, quindi è consigliato proprio per le grandi case o per quelle abitazioni in cui accedono tanti utenti nello stesso momento e si vuole andare ad ampliare la banda disponibile, perché avendo 8 canali lui permette sì di ampliare la banda, quindi garantendo l'accesso alla rete internet a più dispositivi senza andare a limitarne la banda effettivamente a disposizione. Questi sono sostanzialmente i pregi principali di questo dispositivo, nonché comunque la compatibilità con il Wi-Fi 6, una nuova connettività in arrivo proprio in questo periodo, quindi in questo momento difficilmente la si può sfruttare appieno, proprio perché stanno nascendo e stanno entrando in commercio i primi dispositivi con il nuovo standard. Basti pensare agli ultimi smartphone, ad esempio. È in un certo senso innovativo, quindi se lo acquistate subito, ricordate che non ha un costo proprio bassissimo, parliamo di circa 300 euro, però nel complesso può essere anche un investimento proprio per il futuro, perché se avete una connettività e una rete molto performante, come può essere una fibra direttamente in casa a 1 gigabit, questo saprà gestirlo alla perfezione e allo stesso tempo potrà essere sfruttato appieno nel momento in cui acquisterete un nuovo dispositivo con lo standard Wi-Fi 6. Se il nostro video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like qui sotto, naturalmente iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina delle notifiche.